Ora abbiamo qualche taglio da fare sull'organico di fatto, dopo che abbiamo ben difeso l'organico di diritto, cioè quello che ci permetterà di tenere aperte le tante scuole e di avere avuto le risposte necessarie per il tempo pieno. Ma c'è una considerazione da fare ed è relativa a come vengono reclutati i docenti e a come vengono designate le presidenze, i famosi dirigenti scolastici, i vecchi presidi. La settimana prossima al Ministero abbiamo un incontro con i dirigenti del Ministero proprio per vedere se si può inserire un criterio di meritocrazia. Il Veneto è pronto a rivedere i livelli di reclutamento e a fare una vera valutazione dei propri dirigenti scolastici.